Ringrazio tutti di aver partecipato, ringrazio soprattutto i cittadini di Casnigo, vorrei ringraziare anche le autorità, so che le dimenticherò, e il signor prefetto, che io ho 63 anni, i primi 10 lasciamo perdere, ma perché non lo so, però a 50 anni un prefetto della provincia di Bergamo, quindi rappresentante ufficiale dello Stato e del Governo, è qui a Casnigo, quindi veramente grazie signor prefetto. Luogotenente Mattarello, sicuramente l'arcipreta, c'è il dottor Mangili della BAS, sì, gli acquioti civici, che purtroppo è andato in pensione e noi già lo rimpiangiamo, è andato in pensione a 6 mesi. Dottor Mangili, stiamo già rimpiangendolo, ma lo dico che per dire davvero giuro. Ma noi non rispettiamo ancora, perché quando c'era, non è quando c'era lei come si dice nel Truccio, ma quando potevamo parlare con lei ci diventava molto più facile lavorare. Abbiamo anche l'ingegnere Algeri, che è il progettista che ha ristrutturato questo edificio. Diciamo nel suo ampio consiglio comunale abbiamo i rappresentanti della casa di riposo di Casnigo, tutte le associazioni sono presenti, in modo particolare Cicco Fratellanzi, che ho voluto ricordare, Raimondo Ruggeri, di cui poi faremo la commemorazione, e ci sono, ho visto, parecchi parenti di Raimondo Ruggeri, figli, fratelli e nipoti, non c'è la moglie che è morta poco tempo fa. Ringrazio poi tutti i cittadini, perché credo sia una cosa importante, perché da 40 anni noi stiamo aspettando un comune, io ero al primo mandato in minoranza e si parlava del nuovo municipio 40 anni fa. Siamo arrivati adesso, buon ultimi, a creare questo municipio. Siamo andati veramente controcorrente, perché tanti hanno pensato che l'edificio comunale doveva avere lustro e quindi hanno pensato ad architetture postmoderne, luccicanti, eccetera. Noi siamo dovuti andare controcorrente prima perché non avevamo i soldi. E in questo momento sapete che non è crisi solo nelle famiglie, ma veramente anche nei comuni c'è sofferenza. E abbiamo creato, potuto utilizzare questa struttura dopo che abbiamo creato il polo scolastico. Abbiamo pensato prima ai ragazzi della nostra comunità, che non sono, come qualcuno dice, il futuro, perché il futuro sono quelli che creeranno i giovani adesso, che creerà la nostra assessora Simona, che è giovane. Questi ragazzi che sono qui sono già il presente, sono loro il vero presente. Abbiamo ristrutturato certo un edificio un po' pesante degli anni 60, ma l'abbiamo fatto in modo dignitoso, ingegnere Algeri, e lo ringraziamo, perché non abbiamo messo il bel letto e la cipria alla nonna, no, abbiamo ristrutturato un edificio, gli abbiamo dato lustro, anche se ha una certa età, abbiamo creato una vecchia signora dai fianchi un po' grossi, come dice Muccini, ma una vecchia signora, e quindi questo edificio, tutti quelli che l'hanno visto hanno detto sì, veramente ha una struttura degna di un comune. Ci è costato poco, c'è qui la nostra geometra Agnese, sbaglio se dico 300.000 euro più o meno, compreso computer, arredi e tutto il resto. Le cose principali fatte, queste non sono abbellimenti, ce lo può dire l'ingegnere, queste colonne vanno fino a terra perché questo è l'unico spazio che creava dei problemi di stabilità, non di stabilità, ma di tenuta veramente, perché un edificio comunale può essere riempito di tanta gente come stasera. Ecco, avremmo anche potuto stupirvi con effetti speciali, cioè creando in pochissimo tempo quel parco che abbiamo qui dietro, portandolo fino in via Raimondo Ruggeri, e avremmo avuto dentro un parco verde un bellissimo edificio, questa struttura un po' tozza, ma dentro un parco verde. Ma c'era il rullatorio da costruire,
E quindi abbiamo preferito non stupirvi con effetti speciali, ma collaborare con l'arciprete, e quindi l'arciprete e l'arcisindaco, no, l'arciprete i titoli li ha, ma da che io sono, non ho i titoli, devo darmeli da solo, insomma, questi titoli, perché scusate, io so che sono già secondo, ma almeno arrivare, arrivargli vicino, sennò siamo veramente troppo sotto. Allora, l'arciprete e il sindaco hanno pensato di lavorare di comune accordo, non tra di loro, ma per il bene della comunità e dei ragazzi, e infatti il parco di dietro con il chiosco, quel prato qui davanti è diventato il campetto di calcio, il chiosco, di lì ci sono due stanze che è di cui ufficio regolatorio per il catechismo, e quindi hanno pensato bene che gli effetti speciali li creeranno, finché l'oratorio non è finito, i ragazzi con le loro voci garrule e allegre, e che ricordano che questo edificio era una scuola elementare. Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore continuiamo nel bene. Rendiamo grazie. Sono venuto qui e mi fa piacere che il sindaco ha sottolineato che quasi ho stabilito un record oggi di lì, quindi con una presenza forse neanche aspettata, neanche immaginata. Ma devo dire che io sono venuto qui con grande piacere per vari motivi, e ve li dico subito. Uno, perché l'inaugurazione di una nuova sede municipale è un momento di festa per le comunità locali, è un momento molto importante, perché questo non si vede e non si coglie molto nelle grandi sedi, nei grandi comuni, in quelli di roboante nome, ma in questi comuni piccoli che sono la vera realtà del nostro paese, la bella realtà del nostro paese, dal Trentino fino alla punta estrema siciliana, queste belle realtà sono la vera anima del nostro paese, e quindi essere con voi in questo momento di festa per me è stato un momento particolarmente importante. Ma ho notato anche un'altra cosa che a me ha colpito molto e ha fatto molto piacere, che in questo giorno di festa si ricorda la vicenda umana di una persona che nel 59, quindi tanti anni fa, 50 anni fa, ha donato la vita per un atto di assoluta dedizione al prossimo. E la memoria è un fatto importante, un fatto a cui non possiamo distaccarci, non possiamo dimenticare i fatti importanti che riguardano le nostre comunità. E ricordarlo anche con la dedica di una strada, ricordarla con una commemorazione in questo giorno, io ho pensato che è un fatto assolutamente molto importante. Vedo anche che avete utilizzato, e questa è una cosa molto bella, la scuola elementare che diventa sede municipale, e quasi si è ingrandita questa realtà dalla scuola passando alla casa del comune di tutti. Anche questo è un fatto molto bello, certo avete dedicato altri spazi alle scuole. Lei ha lasciato e ci ha lasciato una sorpresa, ci ha lasciato con punto interrogativo, gli effetti speciali. Mi piace molto che ha dedicato gli effetti speciali ai ragazzi, ai giovani, al chiasso, alla presenza chiassosa, vivace e bella dei nostri giovani. E già praticamente l'effetto speciale l'ha già realizzato. Però dico pure, caro sindaco, non devi fare neanche tutto in una sola volta. Quindi noi aspettiamo fiduciosi di partecipare anche agli effetti speciali. E quindi questo con gli auguri più cari e più affettuosi di un'ottima amministrazione e di tante belle cose della tua comunità. Ecco. Vabbè, questo lo lasciamo stare. È un astro molto grazie. Resistente. È come il comune di Casnighi, sono resistenti. Duri. Ecco fatto.